Ciao ragazzi, di nuovo bentrovati. Ultimo video di questa giornata. Se non ci sono novità eclatanti di questo mercato scoppiettante della Lazio, cerchiamo di alleggerire questa tensione massacrante che ci sta davvero attanagliando. Partiamo con la nostra intro. Ben trovati di nuovo ragazzi, ricordo a tutti voi che in descrizione ad ogni video trovate quelle che sono le informazioni e tutti i riferimenti riguardanti canale Forza Lazio. Allora ragazzi, prendo spunto per fare questo video da un articolo, una disamina tattica pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport, molto 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 interessante. Vi devo dire la verità è una disamina che in alcuni, anzi in molti aspetti, mi trova d'accordo. E la domanda ve la pongo subito, perché effettivamente a noi sta cosa non c'è stata mai detta. E la domanda è: ma siamo sicuri che la Lazio sia alla ricerca di un sostituto di Milinkovic avente le sue stesse caratteristiche? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Perché dico questo? Perché, ragazzi miei, leggendo la gazzetta mi si è accesa una spia. Non ci sono dubbi sul fatto che la migliore espressione del sarrismo del calcio messo in pratica da Sarri sia stata la versione napoletana. E che linea mediana ci avevano là? Li avevano un regista, uno che più che altro con caratteristiche di palleggiatore, non di incontrista. Al contrario di quello che deve fare, per esempio, Cataldi, che prova a fare l'incontrista, ci prova. Comunque, a Napoli avevano un regista, uno che palleggiava, che smistava destra-sinistra, destra-sinistra, ed ecco perché vorrebbe Ricci. Un giocatore a propulsione offensiva di grande fantasia, al quale non era chiesto molta opera di copertura, e poi uno alla Allan. Quello di propulsione offensiva era Hamsik, che segnava gol a grappoli, e poi un Allan che invece andava a rubare, a sradicare i palloni, e quindi in qualche modo a compensare l'estremo offensivismo di Hamsik, l'andava a bilanciare, scusatemi, alle loro spalle, come detto, un palleggiatore che smistava la palla. E allora aspettate un attimo. Tu, il giocatore a propulsione offensiva, facendo un paragone tra le due squadre, tu il giocatore offensivo ce l'hai, Luis Alberto. Se tutto va bene, un giocatore di grandissima quantità, strappa palloni, che va ad equilibrare la zona offensiva di Luis Alberto, potresti averlo a breve, so. Forse è proprio questo il motivo per il quale, secondo me, Sarri si sta facendo andare bene solo. Visto l'impossibilità di arrivare a Zielinski, Sarri si è detto, tant'è vero che Sarri all'inizio non lo voleva sto giocatore, adesso si è convinto a prenderlo. Si è detto, beh, questo è uno che corre chilometri e chilometri, l'unica cosa che lo pareggia è Milinkovic, quindi mi dà equilibrio a livello tattico. E ruba una marea di palloni. Questo è uno che martella. E allora, a quel punto, nella linea mediana della Lazio ci sarebbe un'esigenza fondamentale, quella di avere al posto di Cataldi, ebbene sì, ragazzi, al posto di Cataldi, perché Cataldi non ce l'ha queste caratteristiche di palleggiatore, prendi testa. Cataldi prova a fare l'incontrista, cioè non ha questa caratteristica sua. Ecco perché allora mi sono detto, Sarri spinge tanto per Ricci. Vuole un giocatore che, se viene a prendere la palla davanti alla difesa, che
che palleggia con i centrali di difesa, che palleggia con i terzini, che palleggia con il centrocampista che scala e viene a dargli supporto per lo scambio e fare salire la linea di azione della palla. Ecco perché Sarri si è impuntato su Ricci. Adesso noi potremmo dire tutto quello che vogliamo. 30 milioni per Ricci sono troppi, pure 25, ma siamo sicuri che Ricci così giovane può andare bene nella Lazio? Perché fino ad oggi, almeno per quanto riguarda la mia lettura, il Ricci di turno, e ve l'ho detto in tanti video, era il giocatore con il quale fare alternanza a Cataldi per dare un cambio a Cataldi. E invece no. Grazie a questa cosa che ho letto oggi sulla Gazzetta dello Sport, mi si è accesa sta spia. E serve un giocatore che vada a fare palleggio là davanti. Il Jorginho di turno, il Torreira di turno. Questi sono i Ricci di turno, visto che Sarri ha fatto lui il nome di Ricci, diciamo il Ricci di turno. Non faccio più un dramma di questa situazione. So rischia di diventare importante per la Lazio, ma perché non faccio un dramma? Perché di palleggiatori tanti la difesa ce ne stanno una marea. Quindi torno alla riunione forse in corso, forse conclusa, tra Sarri e Lotito. Quantomeno, oltre che per riallinearsi nuovamente, voglio pensare che magari Sarri abbia in mente altri profili da prendere e da mettere là davanti alla difesa, questi palleggiatori. Ragioniamoci insieme su questa cosa, uno spunto preso dalla Gazzetta, fatemi pensare cosa ne pensate, fatemi sapere, scusate ragazzi, cosa ne pensate nei commenti. Vi mando un abbraccio forte. Io vi dico la verità, sono sempre più convinto di questa chiave di lettura. Proprio sì. Ciao a tutti, ciao ragazzi.